Poi Matt. Grande. Fa sempre strano vedervi ripreso, soprattutto dopo quando monterò. Ok amici, oggi stiamo riprendendo tra l'altro col telefono di Beppe, proprio per sperimentare anche l'iPhone. Sapete benissimo che prima di tirare fuori la camera tendenzialmente cerchiamo di capire se il luogo è esplorabile. Oggi ci è stata data questa coordinata che sembra molto, ma molto interessante già da fuori. Tra l'altro il sentiero è super battuto, per cui probabilmente non siamo nemmeno i primi a essere stati qui, oltre alla persona che ci ha mandato giustamente questo posto. Beppe, devo dire che questo sentierino proprio mi tranquillizza, cioè sembra che ci sono passati tanti esploratori. Andiamo a vedere, tra l'altro qua bisogna stare attenti perché parte del tetto è caduto qui a terra. Continuiamo. Questo cos'è? Sembra un vialetto. Probabilmente da qua, ma guarda che belli tutti sti fiori, sì, venivano qui con la macchina. Guardate anche qua, qua c'è un cancello, ma come potete vedere qualcuno ha tirato giù la rete qua. Eh sì, deve essere una meta urbex già super battuta. Questo cavo qua, Beppe, che cosa può essere? Non lo capisco. Un po' strano. Sì, è stato attaccato con del filo di ferro ormai arrugginito e si ferma stranamente su questo ramo così. Boh, noi proseguiamo. Wow, che bella che è, ma guarda lì quel balconcino. Mi piace molto. Qua purtroppo, come potete vedere, tutto questo angolo qua sembra quasi che sta per crollare. E che dire? Boh, sembra interessante. C'è un accesso, una casa? Hai notato qualcosa, Beppe? Il sentiero porta di là. No, volevo vedere quel cavo lì. Dove portava? Sì. A me però sembrava che si interrompesse proprio qua, Beppe. Perché qua c'è un altro cavo. Sì? Che non è detto che comunque questa casa sia disabitata. Bisogna sempre stare attenti. Sì. Comunque è veramente affascinante. C'è sto cancello qua, questo vialetto pieno di fiori. Sono stupendi, davvero. In ogni caso comunque è spalancato. Sì, sì, sì. Boh, cerchiamo di capire. Vediamo. Qua. Guarda, questa cos'è? Un portico, una porta? Non si capisce. E qua che roba, amici. Lasciamo il favore alla diretta. Questo è un box, tra poco poi proveremo a vedere qui dentro che cosa c'è. Lì in fondo addirittura c'è un forno della pizza. Cosa c'è qui, Beppe? Un box. Non si vede molto, ci sono proprio tutte le cose della casa. Sì, 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 per le cose della casa. Quella lampadina lì mi sembra particolarmente nuova e pulita. Sì. Guarda anche tutto questo cavo qua. Chiudiamo. Lo vedi, questo qua che sale fino là sopra. Ma non si capisce perché poi vedi, si interrompe in quei giunti lì che, boh, non sanno di niente. Sì. Che strano questo posto, è davvero. Che sia tutta cablata così. Sì, è vero, non ci capita quasi mai. Sì. Proviamo comunque a continuare. E vedere. Che abbiamo provato i cavi così, ci ha suonato l'allarme. È vero, è vero, è stato brutto tra l'altro. Ovviamente amici, prima di iniziare la ripresa vera e propria con la camera, cerchiamo di capire se questo luogo è effettivamente abbandonato. Grazie Matt. Cosa? C'è un foglio che dice, prendete pure, entrate pure, ma questo si chiama furto e abuso di domicilio. Vabbè, è sbagliato, però va bene. Comunque la corte monitorata avrà i vostri video. Vabbè, ma gli rimandiamo noi i nostri video. Che strano comunque questo cartello. Comunque non è abuso di domicilio, è errato come termine. Mi fa un po' specie, anche perché poi vedi questa porta che sembra divelta, sì. E qualcuno che ha scritto questa roba qua. Che strano. Questa non me l'aspettavo, sinceramente. Evidentemente qui c'è un proprietario che viene, anche se ragazzi non sembra, perché a parte il sentierino creato proprio da degli urbexer, cioè se il proprietario l'avesse messo in tempi recenti, questo cartello avrebbe anche sistemato la rete, quantomeno. Un minimo, sì. Invece... evidentemente col cartello messo qua. Non lo so. Che poi cioè, saranno passati ladri per scrivere una roba così. Sì, comunque si vede. Cioè, se passi a sta stradina la noti. Cioè, prendete pure e entrate. Cioè, vuol dire proprio essere tanto non c'è più niente? Può essere. Cosa facciamo? Diamo un'occhiata. Proviamo... boh,
Vediamo qua innanzitutto. Allora, qua è il continuo del box che abbiamo aperto prima. Sì. Questo invece è un bellissimo angolino che gli invidio tantissimo. Guardate che bello quel vaso lì con tutti i bassorilievi veramente belli. Mentre qua c'è un piccolo cancello che porta probabilmente a tutta un'altra area di giardino. Sì. Deve essere comunque una bella casa. Bellissimo. Ma guarda lì che addirittura c'è ancora la tenda. Quindi mi fa ben sperare. Sì. Ragazzi, adesso noi stiamo cercando di capire che cosa senso fare. Ovviamente quando ci sono questi cartelli noi prendiamo veramente tanto sul serio questi cartelli, anche perché ovviamente se il proprietario è venuto fino a qua dentro per mettere un cartello del genere, un motivo ci sarà. Tra l'altro l'ha scritto due volte il foglio. Quindi... Sì, sì, sembra che è stato scritto avanti e dietro. Aveva iniziato a scrivere grande. Ah, ok, ok. Però in effetti voleva dire troppe cose. Eh sì. Allora, glielo schiacciamo bene. Perché... Cosa dici, Beppe? La porta è aperta? La porta è spalancata. Ah, è spalancata addirittura? Si apre proprio. Sì, qua tutto aperto. Oh mio Dio. Ah, ma guarda qua, è bloccato. Un po' bloccato, sì. Magari hanno chiuso con qualcosa. O c'è proprio qualcosa che chiude? Ah, no, era appoggiata. Ma, oh mio Dio, Beppe. Oh mio Dio, Beppe. Oh mio Dio. È piena. È oh mio Dio. Pupazzi. Che cazzo facciamo? I pupazzi devi vederli. Ci vedo da qua un Babbo Natale. Mamma, che odore di chiuso forte, eh? Eh sì. Mio Dio. Mio Dio. No, Beppe, io sto tremando. Beppe, io sto tremando. Vi giuro che non ci credo. È completamente piena, Beppe. Mamma mia. Cosa facciamo? Sembra una casa abitata dove sono entrati i ladri. Cioè il pavimento palesemente abbandonato, sì, perché hanno tutte le foglie dentro. Non ho capito questa cosa, ma nemmeno il messaggio. Perché sembra che non hanno rubato niente. Proviamo a vedere. Questo ovviamente, amici, poi censureremo tutto, ma anche per vedere un po' a quando risale quantomeno, se c'è scritto un minimo di comunque data. Comunque è il nome e cognome più strano che abbia mai visto. Sì, è vero, è vero. No, ah guarda, dall'1 ottobre 2004. Madonna. Beppe, sai che sono... Cioè, sono super agitato, sto tremando, amici. Perché, cioè, guardate quanta roba c'è. Allora, il rischio che se il proprietario ha le telecamere come quelle che ho io in studio... Che ci ha visto. Ha la notifica e potrebbe arrivare... Perché io qua non ho visto telecamere, sono sincero. Non ci credo, scusate. Cioè, l'emozione in questo momento è veramente forte. Questa casa qua, cioè, si sviluppa in altezza, una torre. Guarda qua. È bellissima. È bellissima, vi giuro, mi dà un sacco noia filmarla col telefono, tutta questa bellezza, ma giustamente non sappiamo, come diceva Beppe, se ci sono delle telecamere. Però è eccezionale. È eccezionale veramente. Io, Beppe, sono emozionatissimo. Cioè, guardate qua. È rimasto tutto. Una casa che, tra l'altro, da fuori, amici, non dà veramente... Madonna, non ci credo, sembra letteralmente congelato nel tempo questo posto. E come ti dicevo, guarda qua addirittura, amici, ci sono delle vecchissime foto. Guarda qua sul tavolo, mettiti. Ma chi è che le ha buttate a terra? Intanto le staccate. Mio Dio. Sì, qua ragazzi è staccato, però non è... Oh mio Dio, c'è anche un mega ragno morto lì sopra. Ah, è bruttissimo, cioè se lo vedi ti fa paura. Guarda che bestia. Dove? Questa roba qua. Ah sì, tutto cartucciato. Mamma mia. Ormai... Ma guarda che foto. Sono un po' tranquillo sui ragni. Guarda che foto. Ma sono bellissime. Sì. Mamma mia. Libretto di stalla dei bovini, ma di che anno sarà? 1944, 18 settembre. No. Pazzesco. Beppe, io non, cioè, io ti giuro, io la vorrei riprendere con la telecamera, ma purtroppo quel foglio lì mi sì, ha... Dobbiamo essere pronti a... Mi ha veramente agitato. Però come vedete, amici, cioè, l'abbandono è veramente tanto prepotente. Cioè da qua sembra veramente di essere in mezzo a una giungla. Veramente, amici, mi dispiace che stiamo riprendendo col telefono, anche se ovviamente la qualità è meglio della GoPro che utilizzo sempre.
Però non so cosa fare in questo momento. Scrivetecelo anche sotto nei commenti se è una cosa che vi dà noia, quindi tanto vale non pubblicare proprio nemmeno questo tipo di esplorazioni, oppure è una cosa che vi piace e pur di vedere il posto vi va bene anche in queste, diciamo, esplorazioni un po' action, vederle così. Noi vorremmo fare di più, ma ripeto, c'è un cartello, Beppe, quindi. Cosa c'è qui, Beppe? La camera gli hanno ribaltato tutto. No. Ma perché? Madonna, tutto gli hanno ribaltato. Probabilmente i ladri. Allora Sì, qua cercavano qualcosa. qua mi ha ribaltato tutte le scatole per vedere cosa c'era dentro. Guarda sto bagno. Ma che bello è! Che bello è! Ma che roba, anche questa mega. Cos'è, una cassapanca, un divano? Sì, Come una lo possiamo cassapanca. definire? Madonna, guarda lì che sta venendo giù un Sì, ladro. qua sta scendendo. Ma guarda te! Abbandonata da tanto, È guarda lì. abbandonata veramente, veramente da tanto. Fai uno Però. zoom 1x3 sul vago, Giusto, perché amici, per dalla farvi telecamera vedere. non si nota. Però c'è anche della carta relativamente nuova, No, però bianca. io adesso sto guardando dal telefono, non mi rendo conto della sporcizia Sì, a terra. questa, amici, è proprio di Esatto. livello, come Guarda potete come è vedere. aumentata. Sì. Ma anche sotto i nostri piedi, dove qua noi abbiamo i piedi, sono proprio delle macerie cadute. Sì. Non lo so, Beppe, cioè ti giuro, lo trovo super emozionante questo posto, vorrei filmarlo bene, c'ho veramente l'ansia, cioè so che se tiriamo fuori la telecamera, No, ma poi è cioè. pericoloso se dobbiamo uscire e avere le mani con le Sono telecamere. d'accordo. Guarda qua, anche sta roba qua, cioè non sembra così vecchia, però alla fine di tutto c'è un po' di sporco sopra, cerco di farvelo vedere meglio, come potete vedere. Mamma mia. Cioè, Beppe, ti saresti mai aspettato che in un casolare, in mezzo alle colline, Ma qui dentro ci così poteva essere una bella, roba del genere? ammetto di no. Comunque, amici, è spettacolare. Spettacolare davvero. Wow. Qua che cosa c'è, Beppe? Qua c'è una stanza, tra l'altro aperta anche questa porta. Vediamo. Forse sono le scale per andare al piano di sopra. Madonna, ma sto pavimento, guarda come va giù lì. Sì, è terribile. No, ma guarda che belle che erano queste stanzette. Cioè, ti giuro, io sono emozionatissimo, Beppe. Cioè, è adorabile questa casa, guarda qua. Che Sì. Mi foto dà l'idea di una magnifiche. casa piena di nipotini. Sì. E qua? Qua Questo sembra un altro ingresso. si esce proprio così, nella natura più C'è una selvaggia, scala, sì. cresciuta. C'è una scala che Una porta scala giù che o su? porta verso la strada. Si è chiusa la porta. Per il vento, Sì, non ce ok. l'aspettavamo. Bellissimo anche questo ritratto, tra l'altro, guardate che bello. Probabilmente erano due sorelline. Amici, veramente vorrei farvi un'inquadratura incredibile di ogni stanza. Sì, è terribile, cioè sembra fantasmi. Guarda anche poi la cura e la bellezza di queste tende che riprendono questo paesaggio, cioè fighissimo. Veramente, veramente eccezionale. Ovviamente adesso chiudiamo in maniera meno forte. Ok, perfetto, si è bloccato. No, comunque vi giuro che non riesco a crederci. Cioè, guardate quanta roba è rimasta. Ed è così, aperta così. Sono allibito, vi giuro, non posso crederci. Cosa mette? Ti rendi conto, ma di che anno saranno queste piccole fotografie? Non c'è neanche scritto dietro. Guarda questa! Questa è minuscola, è grande come meno di due mie falangi. Cioè. Non mette a fuoco, non so cosa stava mettendo a fuoco. Assurdo. Guarda anche questo. Chissà Bellissimo. all'epoca quanto costava avere delle robe del genere, tra l'altro. Ma guarda anche qua poi tutti i bicchieri. Non lo so, è rimasto letteralmente tutto. Sono super colpito. Beh, che vogliamo fare una prova delle nove, visto che in Francia abbiamo trovato cose assurde, proviamo a vedere. Ok, no, qua niente, fortunatamente. Madonna, ti ricordi l'odore di quello in Francia? Non me lo dimenticherò mai l'odore di quello in Francia. Questa roba qua è terribile, beh, non penso che sia di quelle, sai, strutturali o di assestamento, cioè questa è veramente, veramente
brutta e oltretutto il muro è anche gonfio. Che cosa? Prima l'abbiamo vista. Quello l'ho vista io prima. Porca merda, questi sono mattoni che stanno implodendo proprio. Sì, sembra proprio curvo. È terribile. Ovviamente noi adesso censureremo dove si trova questo posto, ma guardate l'invito. L'invito risale all'1 luglio 1990. Quindi questa casa, ipoteticamente, visto che è una delle prime date più vicine, potrebbe essere abbandonata da 30 ma, anni. Ma tra l'altro, Matt, ti dirò una cosa. Sì. Quando ero venuto a esplorare in queste zone con i ragazzi di Bornello che salutiamo, è il secondo invito che vedo allo stesso identico sì, ristorante. Ti ricordi il ristorante? Te lo giuro. Pazzesco. E tra l'altro farò di più, adesso voglio fargli una foto. E andiamo a vederlo. Oh, magari è lo stesso matrimonio. Sarebbe bellissima questa cosa. Ti rendi conto? Ti volevo anche far notare questo, Beppe. Cos'è? Una lettera direttamente dal 28 agosto del 1950. Madonna. Con questa rosa dorata piazzata sopra, bellissimo. Beh, 1950. Se non avessi questa tachicardia mi sarei messo proprio a filmarla, perché è troppo bella. Ah, qua non c'è niente, c'è questa situazione qua che è un po' inquietante. Okay. Ovvero che c'è una sedia con delle scarpe. Cioè, non ha senso. Qua sopra che cosa c'è? Ah, allora, qua c'è un pavimento veramente brutto. E per la prima volta si vede nel video. Ma c'è un letto bello, che mi piace molto. Mamma mia, piace, però il soffitto, ragazzi, è veramente brutto, quindi non saliremo da quella scala perché è molto pericoloso. Mamma che bella questa fase. È bella bella. Anzi, tra l'altro, per la prima volta sentirete i commenti di Mattia mentre non riprende. Così ci credete che non ha il copione quando dice che gli piacciono le cose. No, io lo dico così. Stavo giusto guardando se c'era qualcos'altro da far vedere. Cioè, più che altro è la quantità di lettere in giro. Cioè, vedi anche questa cosa qua. Sì, probabilmente le hanno tirate fuori da qualche parte. Al papà questo. Chissà che queste borse, adesso non le voglio prendere in mano perché non le guardi, però... Sono curioso di sapere se sono cose sartoriali o se sono robe di marca. No, non c'è nessuna marca. Sono proprio robe sartoriali fatte apposta. C'è un'altra stanza piena 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 di ragni morti, ragazzi. Che cos'era questo? Tipo un ripostiglio? Un ripostiglio pieno di oggetti. C'è un albero di Natale. Pensa a te. Mamma mia, che peccato questo posto, davvero. Pensa quanto deve essere bella questa casa. Sì, è bellissima. Bene, ti direi di uscire e proviamo a vedere a questo punto tutto quello che c'è qui intorno, se c'è altro. Ok amici, adesso stiamo uscendo. Aspetta, io mi metto già un secondo qui sopra. Questo era il terrazzino che abbiamo visto, mentre questo è tutto quello che c'è qui intorno. Hai urlato tu, Beppe? Cosa? Lo sento fare... Ah! No, ok, niente, pensavo ti fossi pinzato. Devo dire che questo ingresso sembra veramente, veramente interessante. Cosa dici, Beppe? Qua c'è proprio, fortunatamente, c'è la ringhiera che nessuno è riuscito ad aprire. Vediamo se si apre quantomeno la porta. No, quella volta ci è capitato di trovare porte super blindate e poi passi da dietro. Sì, è vero, è vero. Non mi ricordo la linea. Questa? Ah, questa l'hanno richiusa perché evidentemente l'hanno sfondata. Meglio così comunque, perché significa che qui... Piacere, sì. Esatto, cioè, ci sono persone che tengono sotto controllo, anche se come vedete qua, amici, non lo direste praticamente mai. Comunque, amici, veramente incredibile. Quanto anche solo una casetta in mezzo alla campagna, qui non daresti una lira,
può nascondere un luogo del genere e una storia del genere. Io spero veramente che quel cartello sia stato fatto da un altro esploratore per far sì che funzionasse da deterrente per ladri, vandali o persone che trovano questo posto e vogliono ovviamente approfittarsene. È veramente bellissimo, vi giuro. Io sono felicissimo di averla vista. Mi dispiace, amici, come ho detto anche durante la intro di questo video, mi dispiace veramente tantissimo di averla filmata solo col telefono, ma la paura che quel cartello fosse reale, che potesse arrivare qualcuno da un momento all'altro, non ce la toglieva nessuno. E niente, adesso torneremo alla macchina e faremo la conclusione. Oggi tutto col telefono, spero comunque che vi piaccia, ovviamente fatemelo sapere sotto nei commenti. Allora, Matt mi sta facendo notare che qua c'è un sentierino. Tra l'altro guardate che bellezza. Ma sai che c'è un'altra casa? Come un'altra casa? Questa qua è dove abbiamo visto noi, che era quella cucina con il contatore dell'Enel attivo. Cioè attivo. Era segnato sul rosso, abbassato. Questo volevo vedere. Secondo me è più un magazzino, eh. Sì, un magazzino che però porta a un altro punto dove c'è una porta. Madonna. Qua il pavimento va giù di brutto. Finestrella, sembra una stalla, cos'è? Matt, la prima esplorazione è andata? È andata benissimo, tra l'altro, quindi super. Andiamo alla prossima. Se è così, tra l'altro, ci va sempre di lusso oggi.